Che cosa si aspetta il suo comune dal piano strategico metropolitano? Una integrazione territoriale con la città di Napoli. Arzano purtroppo a nord di Napoli, confinante con Napoli, è tagliata fuori dai flussi sia finanziari per effetto di due scioglimenti, sia di comunicazione, di trasporti, di infrastrutture. Quindi c'è molto bisogno di intervenire su questi territori perché ci sia una reticolarità della città metropolitana che possa trasformare in un policentrismo quello che oggi è tutto concentrato sulla città di Napoli. Ecco, recentemente si è discusso molto sulla partecipazione dei sindaci al progetto di costruzione del piano strategico metropolitano. Che contributi pensate che come comune potete dare alla realizzazione di questo progetto? Beh, noi siamo quelli vicini al territorio, che ne conoscono le peculiarità, le caratteristiche non solo pedologiche, non solo di zonizzazione, ma anche in termini di talenti e potenzialità da far emergere. Quindi è chiaro che avere un contributo individualizzato sul tipo di territorio consente non solo di dare risposte alla cittadinanza, quindi di implementare la rete di servizi pubblici, la possibilità di integrare e far nascere questa città metropolitana, ma anche di progettare con un orizzonte di lavoro che sia pluriennale e volto alle future generazioni. Per i cittadini, concretamente, se lei dovesse indicare uno o due realizzazioni che dal piano strategico vi aspettate? Ecco, per esempio noi abbiamo già in testa come un chiodo la strada, una strada che si chiama Via Senzale, che è una strada periferica della nostra città che potrebbe diventare un'arteria significativa di collegamento perché mette in connessione un tronco dell'asse mediano con un altro pezzo dell'asse mediano e attraversando Arzano e quindi facilitando la mobilità locale. Un altro pezzo riguarda per esempio le scuole, le secondarie di secondo grado, dove un'opera attenta di riqualificazione può non solo mettere la città metropolitana in condizioni di risparmiare il suo gettito, ma anche l'ente locale di approfittare di opportunità di ampliamento e qualificazione di strutture che sono purtroppo sottoutilizzate o addirittura chiuse. Ancora abbiamo dei beni culturali che sono abbandonati, che sono negletti, che sono privi di ogni forma di finanziamento, su cui se la città metropolitana intervenisse probabilmente riusciremmo a dare corpo a quel policentrismo perché per esempio nel nostro paese abbiamo esempi di barocco che sono bellissimi e che purtroppo sono sminuiti dallo stato di degrado in cui versano.